Amici di Bracimi Ancora, per me mangiarmi un panino con il prosciutto iberico appoggiato a un banco chiuso nel mercato di Salamanca alle 11 di mattina è una grande goduria. Mi lascia più emozioni che andare da uno stellato. Ciao amici di Bracimi Ancora, siamo a Salamanca, nel cuore della Spagna, patria del prosciutto iberico, giusto? Sono con Matteo che ancora non ha potuto accendere la sua meravigliosa videocamera da 6-7 mila euro. Oggi versione ridotta. E iniziamo con l'iPhone, questo video già vi avverto. Ragazzi, sarà un video un po' movimentato, molto divertente, saporitissimo. Vedrete cose molto molto interessanti qui nel cuore della Spagna in compagnia di Gonzalo. E del padre Putas. E del padre Putas, che spiegheremo poi chi è. Gonzalo, se non l'avete visto negli altri video, è un produttore e un importatore di prodotti spagnoli, iberici, soprattutto di pata negra e di prodotti legati a tutta la tradizione gastronomica spagnola. Effettivamente. Allora, se non lo avete visto negli altri video, imparerete a conoscerlo in questo. La sua azienda si chiama La Casa de España, io sono qui grazie a lui. Quindi, se avete un ristorante, una macelleria, se siete interessati ai prodotti spagnoli, andate nel suo sito, La Casa de España, che vi lascio qui in sovraimpressione e ve lo lascio anche io in sovraimpressione. Me lo mette lui in sovraimpressione, io non faccio niente. E ve lo lascio anche in descrizione i suoi link, andate, vedete i prodotti, lo chiamate e ragazzi vi abbuffate delle stesse cose che su per giù noi mangeremo in questo video. Adesso però direzione del mercato centrale di Salamanca. Vi assicuro che tra qui dove siamo noi e il mercato centrale di Salamanca non mancherà occasione di infilarci in qualche bottega per mangiare un po' di prosciutto e prodotti, diciamo, annessi. Va bene? E trovare il padre Putas. E trovare, che adesso vi spiegherò chi è sto padre Putas. Andiamo, dai, ciao! Buenos dias! Questo è sanguinaccio? Sì. Questo è buonissimo, buonissimo. L'hai preso? No. Bene, perfetto. Ma lo prendiamo per il prossimo video. Bravo, esatto. C'è l'uomo iberico, no? Buono! Poi c'è dritto la bocca. Gonzalo, che mi starei mangiando? Lomito iberico. Il lomito iberico. La presa iberica fatta salame. Vediamo se si scioglie in bocca. Beh, io non mastico, vediamo cosa succede. Ho succhio ancora. Due ciancicate devo fare. No. Buono, delicato. È tutto così, ogni negozio entri e boom, prosciutti a destra e a manca, è tutto un prosciutto. Questa è la mappa di Salamanca, vedi? Ci sono più negozi che vendono prosciutto che santi nel calendario. Pazzesco, credo che Salamanca potrebbe essere una delle mie città spagnole preferite. Che dici, Gonzalo? Questo è filetto di maiale fatto a salame. Filetto di maiale fatto a salame? Sì. Buono, madonna, sì. Qui è un parco giochi, ragazzi. Salamanca è un parco giochi. Questo è quello che ti volevo far assaggiare caldo, il formaggio che si mette al forno. Flor de la Dehesa. Sì. Come funziona questo? Questo è un formaggio di pecora, sì, che viene cotto con il calio. Ok. Quindi non si solidifica mai. Tu questo lo metti al forno a 200 sì. gradi, sì. Quando è caldo togli la copertina e lo sì. mangi con il pane. È condividiale, è saporito. Guarda tu che freddo? L'hai? Sì, guarda che puzza. Madonna, ma è che puzza, è profumo, che è puzza. Buonissimo. Non fa mente, ti metti uno qua sotto il naso. E dai, pigliamolo. Ma è buonissimo. Ma tu ce l'hai. Ma ce l'ho io. Ma me lo puoi dare, quando torno a Roma me lo faccio. Ma certo. Funziona così Salamanca. Allora c'è un negozio che vende souvenir del cazzo, sì. un negozio che vende super prosciutti wow, tipo sì. questo. Negozietto che vende magliettine, sì. un negozio che vende sì. prosciutti, un negozio che vende braccialetti così, un negozio che vende prosciutti, cioè, tutta così. Esattamente. E mi faceva notare Gonzalo che il costo con il quale qui si vendono i prosciutti è superiore a quello che tu metti per venderli in Italia. Esattamente. Cioè tu costi di meno. Sì, ma ai privati. Ai privati. O sea, al dettaglio. Alla Casa di Spagna la qualità non costa, ricorda. Mi piace questa frase, ridila, questa è bella, ridila. Tu ti ricordi il churros che ti hai mangiato? Il churros che ho mangiato. Che era grasso fritto? Sì. Allora, questo è grasso fritto, sì. ma è grasso fritto in estrutto. Ah, cioè, perché non era troppo leggero. C'è ragione. La sugna vera, come dice a Roma, la sugna. Ah, questa è la torta del casar. Dimmi un po' questa, che roba. Questo è un formaggio. Madonna, senti che. Che si fa la Estremadura. È un formaggio di pecora, di latte crudo di pecora, che si fa cuocere con il calio, quindi non si solidifica mai. Si mangia, si mette al forno a 200 gradi. E quando è calda, 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 si toglie la copertina e si prende con il pane. È condividiale, è saporita. Guarda che profumo ha, è cruda. Fredda. Madonna! È impressionante. Ma tu vendi pure questo? Sì, è buonissimo. Cioè la Casa de España vende pure certo, questo. Certo,
Gonzalo diventerà il mio migliore amico, già lo so. Hola. Io le ho chiesto che si ha delle cose un po' strane, no? Io sono Miguel from Italy. Encantado. E lei mi ha detto che ha una cosa che si chiama? Hornazo. 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 Che... Es masa de pan con chorizo, jamón y lomo, todo ibérico y producto nuestro. Masa di pane, sì. E ahí all'interno chorizo, lomo e prosciutto. Perché sta là? E se come caliente? Se come come sta. Mamma mia, oh, Gonzalo, dove c'è sta una donna subito ci fanno magna gratis. Sezione del, come detto, che si chiama? Chorizo, lomo e prosciutto iberico. Praticamente c'è. Tutto insieme? Tutto insieme. Si mangia così. Sì, vediamo. Particolare, molto, è il pane che è molto particolare. Lo vede, lo sapete a che assomiglia? Alle nostre torte di Pasqua che si mangiano al sud. C'ha lo stesso, la torta pasqualina. La storia di questo panino qua è che a Pasqua il padre Putas... Che è il prete putane? Cioè, letteralmente, in italiano è il prete putane. Il prete putane prendeva le prostitute a Pasqua perché non si poteva mangiare né carne, né sesso, quindi le portava all'altra parte del fiume per una settimana e le lasciava lì alle prostitute. Ah, ok. E poi quando finiva la Pasqua andava il prete putane andava a prenderle, li portava qua e le ricevevano a tutte le prostitute con questo panino, perché già potevano mangiare carne, eccetera eccetera, con vino, e tornavano alla sua maravita. E questo è l'origine del hornazo. No, un bel panino bello peccaminoso, mi piace, bella sta Spagna. La cosa bella di questa città, ma anche di questa regione, mi diceva Gonzalo, è che l'economia ruota intorno al maiale, sì, e a tutti i prodotti inerenti al maiale. Sì, sì. Fantastico, cioè questa è proprio una nazione che vegana non potrà mai essere. Vi faccio vedere in vetrina voi trovate il bocadillo de jamon, praticamente una baguette dove è arricchita con tante fette di prosciutto iberico, sì, un po' paletta, un po' la spalla anteriore. Posso dire una cosa? Ma pure due. Sono molto furbi perché mettono le fette che cadono un po'. E così è più appetitoso, così ti viene voglia di mangiarlo di più, eh? Ragazzi, prendete spunto, guardate qua, pare una cascata, guardate che cascata di prosciutto, raga, dai. Guarda, ti vogliamo fare la segnale, ah, dai. Okay. Dai, ci hanno invitato. Sì, ora chiamo mamma e dico mamma non torno più, cioè rimango a Salamanca. Qui sono addestrati, ragazzi, buttano l'esca e noi abbocchiamo. Hola, oh, un pochito. Grazie. Hombre, creo que sí. Salchichón, cecina y lomo de bellota y lomo de cebo de campo. Primero este y luego ese. Claro que sí. La cecina, tocchetti di cecina. Sì, quello è un prosciutto di mucca, eh. No, la cecina del Leone, ragazzi, è un altro prodotto spettacolare. È il prosciutto di mucca. Ah, ecco perché mi sentivo osservato, guarda un po' su che c'è. Quelli no. Quelli sono veri. Tanta roba. Un prosciutto di cebo de campo, quindi incrocio tra iberico, sì, e duroc. Ah, ok. È alimentato in campagna. In campagna. Quindi è il prodotto quello più commerciale. Di tutti i giorni. Di tutti i giorni. Qua, quando sei piccolo e la mamma ti fa il panino, te lo fa con questo prosciutto. Perfetto. Se fosse un'automobile sarebbe una Opel, una Renault. Che non te la rubano. Che non te la rubano, però è da tutti i giorni. Esattamente. Visto? Cazzo, pure quello di tutti i giorni è buono. No, è molto buono. È una Opel, ma una Opel Astra, OPC. Questo invece è sempre lo stesso. Qua siamo su una BMW 320, ok? Una Audi A4, quindi già siamo a un buon livello. Cazzo, qui siamo saliti. È più intrigante, più appagante, più sinuoso, più buono. Cosa hai strozzato? Che la ghianda tante volte, il grasso, ti scende di qua e ti fa questo effetto. Allora, questo è un buon prosciutto, ma ha sempre quel sapore dolciastro che l'iberico puro non ne ha. Okay. L'iberico puro è molto più fine, molto più sottile, magico, non so come dirti. Sottile magico, detto bene. Allora, questo? Sì, è un regalo per me. Che è la bufanda del glorioso. Ah, ok? Allora, l'Atletico Madrid mi sta più simpatico del Real Madrid perché c'ha la cultura della sconfitta, che è un po' quella che abbiamo noi tifosi della Roma, no? Esattamente. Da questo punto di vista, diciamo, ci assomigliamo. E quindi, amici, liberacemi ancora, mi metto la sciarpa dell'Atletico Madrid, Carletto Ancelotti non si incazzerà e il Ciolo Simeone sarà felice. Arrivati al mercato, il mercato centrale di Salamanca non è grandissimo ma offre un sacco di roba. Al
alcune considerazioni su questo mercato. Gonzalo, è oggettivamente attrazione carnivora, nel senso che c'è una percentuale di macellerie, carniserie, no, le chiamate? Sì. Che è sicuramente superiore alla media italiana. Sì, impressionante. Questo devo dire, non ho mai visto tante carniserie, tanti macellai in un mercato come in questo. Ma penso sia normale, no, in questa regione. Sì, sì. E noi stesso siamo in un'ala del mercato dove ci sono solo macellerie. E mi volevi far vedere una cosa, hai trovato dei prodotti simpatici, vediamo. Sì. Allora, questo molto molto particolare. Questo è un negozio molto umile dove vende cose molto vecchie, antiche, non vecchie. Ricette antiche? Sì. Ok. Torta de rosetta. Torta de rosetta, che roba è? Sarebbe fegato intestini, sì, fritti nel suo grasso e compattati. Fantastico. Sangue cotta. Sangue cocida, quello è sangue cotto? Sì, per fare cosa non lo so. Chiediamo. La sangre cocida, ¿para qué sirve? Ya que se utiliza mucho para hacer la chanfaina. Arroz con sangre, las manitas de cordero, ¿sí?, y el estómago de cordero. Se usa para hacer un plato que se llama chanfaina, que se fa con el sangue, con el riso, con el zampete del agnello, y con el estómago del agnello. Aspetta, fanno riso. Riso. Zampete di agnello. Sí. Estómago. El sangue. Y el estómago del agnello. Esatto. Abbiamo la morcilla de arroz, que sanguinaccio fatto. Con riso e con cipolla, questo è buonissimo. Sì. La pancia del maiale iberico marinata. Sì. Per fare la piastra. Fantastico. La barrighera. Sì. La lingua. Questa quanto costa? Poco. 2,50 euro. Questa tocca assaggiarla. La lingua del maiale. Va bene, assaggiamo. 2,50 euro, ragazzi, questo tocca prenderlo. Va bene. Ok, dai. Bene. Posto, poi. Basta. Tanta roba. Questa è una macelleria, ragazzi, che potremmo definire una macelleria etica, nel senso che veramente del maiale non butta niente e ricicla tutto. Ammetto una cosa, che il chicarrones de cerdo, io il chicarrones de cerdo in Italia non l'ho mai visto, non so, ragazzi, se c'è qualcosa di simile, ma fatecelo sapere, ok? Che dici, Gonza? Il chicharrone. Anche tu, che sei uno che lavora in questo settore, ti ho visto incuriosito. No, io quando vedo queste cose, allora, non sono la cosa più sana al mondo da mangiare. Ok, quindi se vuoi avere un fisico snello e stare perfetto, forse non è la tua dieta. Ma io mi sento molto attratto con queste cose, sono cose buone. Io pure, ma come diceva mia nonna, è la dose che fa il veleno, quindi ve ne mangiate un po' e non rompete le palle e rimanete in forma lo esattamente stesso. Va bene? Esattamente. Senta. Merendina. Allora, Gonzalo mi ha preso una baguette. Questa è una baguette, diciamo, di certo è l'unica cosa, è la cosa meno tipica che ho trovato qua, sì. Il vostro pane, sì, mutuato dai, sì, cugini francesi. Sì. Sì. Che mi hai preso? Un po' di prosciuttino per fare colazione. Dai, vai, mi piace. Dobbiamo fare un dobbiamo fare un piccolo rinforzo alla nostra colazione di questa mattina. Carica, va? Il migliore. Dio che mio, che odore, Dio mio, ragazzi, ma io rimango qua, cioè è una cosa pazzesca. Ascolta, facciamo un'idea, facciamo come quel negozio che cadono. Ah, ok, come okay. Il negozio che cadono? Ok. Lo facciamo okay. Instagrammabile. Ok, così. Carica, vai. No, è caduta davvero. A posto? Foto per Instagram. E Gonzalo non ha badato. Porca t***a, gli è caduto, mannaggia la morte. Meno di 5 secondi si può. Tu ti mangeresti tutto, sei peggio di me, Gonzalo. Rinforzino per la colazione. Gonzalo, sai che penso? Che un pranzo, una colazione, un brunch così è meglio. Molto meglio di un pranzo dallo stellato. Ah sì? Amici di Bracimi Ancora, per me mangiarmi un panino con il prosciutto iberico appoggiato a un banco chiuso nel mercato di Salamanca alle 11 di mattina è una grande goduria. Per me una roba del genere mi lascia più emozioni che andare da uno stellato. Buono. No, non è buono, è mortacci quanto sì, è buono. Ci tenevo a dire una cosa, molte volte quando sulla pagina pubblico prodotti, video dalla Spagna, c'è sempre qualcuno che si incavola, dice basta con questa esterofilia, i nostri prodotti sono migliori, basta di qua, basta di là. Ma io non è che dico che è meglio un prodotto o meglio un altro, io giro il mondo, ve lo racconto e in questo caso vi racconto la Spagna carnivora e vi posso assicurare che la Spagna carnivora è davvero tanta roba, ragazzi, su certi aspetti sono
diversi da noi, e ad esempio il prosciutto iberico, il pata negra, soprattutto quello alimentato a ghianda 100% in purezza, è un prodotto che non è paragonabile ai nostri prosciutti. Perché alcuni di voi si incazzano? Perché c'è questa voglia di questo approccio a volte molto provinciale di Made in Italy, come se noi non dovessimo parlare di cosa mangiano le altre nazioni o di cosa si può trovare, ragazzi, in giro per il mondo. Bisogna essere curiosi, non solo dal punto di vista gastronomico, ma nella vita in generale. Ecco, secondo me, assaggiare, andare a vedere come vengono realizzati determinati prodotti è sinonimo di grande curiosità e di apertura mentale. Quindi, non dirò mai che il prosciutto di Parma è meglio o peggio del prosciutto iberico, perché sono dei prodotti completamente diversi. Però ora vi faccio vedere alcune leccornie, ragazzi, che mi sono mangiato in questo meraviglioso mercato. Che attrazione carnivora, guardate questo posto dove sto, pazzesco, ci sono praticamente solo carnicerie, 4 banchi di pesce, 4 di frutta, il resto è tutto un prosciutto. Questa regione incentra la sua economia sul maiale, cioè il maiale viene venerato, rispettato, venduto, mangiato in tutte le salse. Conclusioni finali, ragazzi, di questa mia intensa mattinata al mercato di Salamanca. Ho scoperto che il mercato è attrazione carnivora, nel senso ci sono più banchi di carne che di pesce, di frutta, di verdura e di tutto il resto. Benissimo, il maiale va alla grande, c'è ogni tipologia di maiale. Questo maiale iberico, siete molto fantasiosi voi spagnoli. Ho assaggiato tutte le declinazioni del maiale, cioè mi sono mangiato sto mondo e quell'altro, sono molto felice. Devo dire che avevo delle aspettative, ma davvero sono state superate. Ma ragazzi, non è tutto, perché questa è solo la fine del terzo video, ce n'è un altro, perché il nostro viaggio in Spagna continua. Che dicevi, Gonzalo? Del cerdo hasta los andares. Che sarebbe? Che del maiale te puoi mangiare anche la forma di camminare. Tu sai che il maiale cammina in un modo molto particolare? Sì. Anche quella te la puoi mangiare. Okay. Del cerdo hasta los andares. Che è il nostro modo, diciamo, quando noi diciamo del maiale non si butta niente, voi dite così. Bene, amici, invece ancora. Allora, vi faremo un altro video, il quarto, dalla Spagna. Tanta roba, continuate a seguire il canale, mettete mi piace, seguiteci e che la brace sia con voi. Ciao!